In occasione dell'incontro sulle trivelle organizzato dal PD di Mazara del Vallo, l'onorevole Maggio, presente qui appunto per l'incontro, ha voluto parlare con gli operatori della Bellice Ambiente, che anche loro sono voluti essere presenti oggi qui, sapendo anche della presenza di molte autorità a livello anche regionale. Come è andato questo incontro? Cosa ha detto agli operatori della Bellice Ambiente, che qui a Mazara stanno ormai protestando da tempo? Che siamo assolutamente impegnati nella ricerca della soluzione del problema. Tra l'altro era stata prevista un'audizione in Commissione Quarta, in Commissione Ambiente per la settimana scorsa, che è saltata per la non presenza del commissario, che ci ha chiesto di rinviarla, ma il problema è assolutamente all'ordine del giorno. Ci rendiamo conto della difficoltà di questi lavoratori che sono privi purtroppo del loro stipendio da tempo, e stiamo cercando di capire quali sono le ragioni dell'atteggiamento tenuto dal sindaco, del perché è stato emanato un 191 e del perché non si è tenuta in considerazione la tutela dei lavoratori. Quindi quello che faremo in futuro sarà teso appunto ad accertare quello che è stato, ma soprattutto a cercare di trovare una soluzione perché i lavoratori possano rientrare in attività. C'è in vista anche un incontro fra le parti per discutere il da farsi? Sì, c'è in vista un incontro informale che si terrà presso il Dipartimento Acque e Rifiuti, ma c'è riprogrammata un'audizione in commissione dove tutti i soggetti interessati parteciperanno e da dove dovrebbe trovarsi la soluzione per il problema. Consigliera Diadema, nonché segretaria del PD a livello mazzarese comunale, quindi cosa ne pensa dell'incontro, di quello che si è detto? Noi da tempo stiamo seguendo il problema, a differenza di quello che hanno fatto altri, non abbiamo voluto strumentalizzare, nel senso che non abbiamo voluto mettere il sigillo del nostro partito sopra un problema che a nostro avviso non va assolutamente strumentalizzato. Nel nostro piccolo abbiamo lavorato, abbiamo chiesto al presidente Crocetta un incontro e ci ha concesso la possibilità di interloquire con il dottor Armenio, capo del Dipartimento Acque e Rifiuti, insieme alla Contraffatto. L'abbiamo fatto portandoci dietro, per onor del vero, degli operatori della Bellice Ambiente, per vedere qual era il punto della situazione. La situazione non è assolutamente semplice, non è di facile soluzione. E vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno la sensibilità, come l'onorevole Maggio, di intestarsi questa battaglia per far sì che il calvario che stanno vivendo queste famiglie possa giungere al termine, voltare pagina e fare partire un nuovo corso. Bene, grazie. Un'ultima battuta a uno dei ragazzi della Bellice Ambiente: cosa ve ne è sembrato dell'incontro di oggi? Siamo contenti di questo incontro, speriamo che questo problema venga all'attenzione della Regione e speriamo che si risolva nel più breve tempo possibile.